Benvenuti amici, io sono Salpimpo, oggi siamo su Resident Evil Village, finalmente è uscito e quindi non vedevo l'ora di provarlo e quindi andiamo subito a giocare, dico, non è che siamo qua a far perdere tempo. Allora, siamo su PC, iniziamo subito una nuova partita e difficoltà, attenzione, facile, normale, estrema, rimpiangerà di aver scelto questa opzione. E infatti non la scelgo, va. Normale, consigliata a chi è familiare con le atmosfere di Resident Evil. Va bene, va benissimo, normale, va. Gioco fighissimo, ragazzi. Continuazione del 7. Quindi, se vi siete persi la mia mega serie sul 7, mi sto zitto, basta. Tanto Ascoltiamoci tempo qua. fa, una ragazzina e la sua mamma andarono a raccogliere bacche per il padre che lavorava. Tuttavia, la foresta le accolse con un silenzio freddo e buio e cespugli spogli. Determinata a trovare delle bacche, la piccola peste sfuggì al controllo della madre e sparì inghiottita dagli alberi. Le grida preoccupate della madre svanivano mentre la figlia avanzava tra rami e rampicanti fino al cuore della foresta. Avvertendo sguardi misteriosi, ricordò i mostri spaventosi delle favole e la sua gola diventò secca. Apparve allora il gran pipistro, la salutò con calore mordendosi un'ala. «Vieni, bambina, placa la tua sete», le disse. Lei beve il suo sangue denso e scuro e sorrise con gioia. Mentre attraversava un cimitero, minacciose nuvole coprirono il cielo e l'aria si raggelò. La bambina tremò nei vestiti leggeri. Apparve allora l'oscuro tessitore che, schioccando le dita, confezionò un bell'abito fatto di nebbia. «Vieni, bambina, riscaldati», le disse. La piccola si vestì e sorrise con gioia. Navigò attraverso acque scure e nefaste, su una barca che sperava la portasse a casa. Ma la fame era implacabile e il suo animo avvilito. Apparve allora il pesce reale che le offrì una delle sue tante pinne. «Vieni, bambina, riempiti lo stomaco!» Lei mangiò e ancora una volta sorrise con gioia. Continuando a camminare, giunse nell'oscuro cuore della foresta. Apparve allora il destriero d'acciaio con uno splendido rocchetto d'oro. La creatura non disse nulla, ma la bimba si avvicinò e afferrò ciò che pensava fosse un altro dono. Il cavallo si infuriò e convocò gli altri mostri. Un vento selvaggio si alzò tra le bestie, terrorizzando a morte la fanciulla. All'improvviso apparve una strega, tenebrosa e regale. Wow, che storia! Hai ricevuto dei doni, ma hai voluto di più, ringhiò. Di più, ora ci è dovuto. In un lampo venne imprigionata in uno specchio. Ah, quindi già con mia po' abbiamo ora figliato pure. dorme. Perché una storia così inquietante? Ha soltanto 6 mesi. Effettivamente, In libreria hanno detto che è tradizionale. Una favola del posto. Mia, che fa? Gli fai venire i complessi da Comunque, piccola. Perché Rosa non mi sembra turbata. non capisce ancora, grazie al cielo. Ci siamo trasferiti per proteggerla dal passato, ricordi? Ricordo benissimo. Non arrabbiare, però. Sei solo Con paranoico, tutto Ethan. Non è. Lascia stare. Scusami. Ma non Dai. sono paranoico, sono solo prudente. Allora, metti a letto tua figlia con prudenza. Ci penso io, no? Però non ti Provaci. arrabbiare quando dico le cose, giusto mia? Perché io ti ho salvato il sederino. Ricordatelo. Dico. Primo Resident Evil che effettivamente continua. Tranquilla, Nel Rose. senso che Tua madre continua la non te storia la ricordare. precedente. Me non la biasimo. Ok, ragazzi, gioco fighissimo. È Hai inutile che detto ve lo sto a qualcosa? dire. Niente, la metto a letto. Niente, tranquilla, io sono al tuo servizio. Inutile che ve lo sto a dire, lasciate like per supportare la serie come se fosse l'unica cosa che esistesse su YouTube. Quindi niente, mi piacerebbe portare tutta la serie con voi. Fatemi sapere nei commenti se vi garba la faccenda. Tra l'altro, sta casa mi ricorda quella del 7, un po' vagamente. Che hai cucinato, mia? Bimba, fammi vedere qua quello che ha cucinato tua madre, perché mi sa che questa mi avvelena stasera. Sì, tu mangia che io faccio il lavoro sporco. Nello sgabuzzino la sto infilando. A posto. E io qua, non è che. Ok, vieni qua. Sembra molto.
Quella del 7, sta casa, possibile? Qua è dove mia mi sta massacrando l'ultima volta, praticamente. No, spero di no. Allora, nel passeggino? Quando farà più caldo andremo a passeggio. Ora no, perché c'è freddo. Bimba. Che è? Non vomitare per le scale, altrimenti scivoliamo. Fa la brava. Ho detto a mamma, quella favola fa troppa paura. Però dico, non fare la bambina vomitevole. Allora, dove è la stanza della bambina qua? Scusate, ma che cos'è? Ci siamo quasi. Eccola, trovata. È questa? Mi sa di sì. Ok. Mettiamo a letto i bimbi. Forza, vai a dormire, che io scendo dalla mamma giù. Che mi sembra un po' arrabbiata. Non preoccuparti. Sarò al piano di sotto. Ti proteggo io dai mostri di quella strana favola. Perfetto. Possiamo scendere. Io questa serie la vorrei portare un po' come se fosse una specie di live. Nel senso, con meno tagli possibile. Farvi vedere tutto quello che faccio. Senza tagli, senza niente, senza particolari cose a caso. Tutto a posto? Insomma, sì, dico. Dorme come un bambino. Mi hai cucinato lì, ho stufato. Che buon odore. Che cos'è? Oh, tieni giù le mani. È ciorba de legume, una ricetta locale. Wow, ti stai integrando bene. Un po' di calma la vita. Anche il vino. Ti farebbe di qui. Male. Ma se continui a fare il musone tutta la sera, non credo che te lo darò. Devi smetterla di preoccuparti. Che ritrovarti in Louisiana, la gravidanza, Chris che ci manda qui, l'addestramento militare, è successo tutto in fretta. Beh, almeno ora siamo insieme. Tu, io, Rosa. Vedrai che adesso andrà tutto... Davvero? Ti sembra facile dimenticare quello che è successo in Louisiana? È passato tanto tempo ormai. Non riesco a capire perché tu sia così... Mia! Sta giù! Ma che cosa? Scusatemi. Ma Mia! Dico! Ma che cos'è? Ma stiamo scherzando! Mia! Oddio! Salve, buon uomo. Chris? Ma che Chris? Cazzo? Mi spiace, Ethan. No! Cosa? Perché? Abbiamo un problema. Perché tutta questa violenza contro la mia famiglia? Mi scusi, Chris. Ma lei era tanto buono negli altri Resident Evil. Che è successo? Forza, cammina! Ma pure. Via libera. Rose, che cazzo vuoi fare con mia figlia? Assegna al sicuro. Portatelo via. Toglile le mani di dosso! Ethan, no. Così, in amicizia, bro. Rose. Oppure che ci sia qualcosa che non vada con questa bambina. Però dico, non c'è bisogno di fare gli aggressivi in questa maniera, no? Uccide pure mia. Già i primi dubbi mi stanno venendo. Dottoressa. Salve, signor Winters. I risultati di sua figlia sono pronti e vorrei discuterne con lei. Che ne dice di giovedì prossimo alle 4? D'accordo. Ci saremo. Era la dottoressa. Abbiamo un appuntamento. Ascolta. Sii positiva, ok? Ne abbiamo già parlato. Lo so. Ormai non parliamo più d'altro. Io te lo ripeto ancora una volta, non mi preoccupa Rosa. E quindi cosa ti preoccupa? Senti, Rosa starà bene, ne sono certo. Che cos'altro c'è? Penso a noi due! Penso a te! E non capisci? Mia, di che stai parlando? C'è qualcosa che non mi hai detto? Coraggio, parlami! Merda. Devo rispondere. Mm.
Era una lite dopo l'altra. Benissimo, bro. Salve, piccola. My little angel. Era una lite dopo l'altra. Dov'è Chris Redfield? E Rose? Che fa? Questo è un canale riservato. Non ho Cazzo. Mi sa che è successo qualcosa di brutto mentre mi stavano trasportando da qualche che parte. È successo qui? No? È perché il furgone è ribaltato. La squadra Elite qua... Interagisci. Obiettivo della missione: eliminare il bersaglio, recuperare il corpo. Portare via Rosemary ed Ethan Winters. Trasportare i due Winters al sito C per effettuare ulteriori indagini. Necessari almeno due agenti di scorta. Eliminare il bersaglio. Mi era il bersaglio di sta missione. Ma per quale motivo? Fatemi capire. Vabbè, giustamente non è che mo possono svelare all'inizio del gioco. Quindi andiamo avanti, ragazzi, no? Perché già mi sta intrigando tantissimo questo gioco. Che è? Furgoncino mezzo rotto. Già ho paura. Ci sono delle strisce per terra. Di chi sono queste? Dove sto andando io? Mi sento un po' disperso. Ok. Piano. Sento rumori molesti. Continuo a sentire rumori molesti. Però grafica spettacolare. Dico, qua sulla neve non si vede. Però dico, quello che abbiamo visto finora, grafica spettacolare, ragazzi. Niente. Supportate sta nuova serie come se non ci fosse un domani. Io ho paura a camminare. Mi sono incastrato. Io ho paura a camminare. Arriveremo da qualche parte prima o poi. Cancello chiuso. Accovaccia. Ah, ok, il resto. Accovacciamoci. Attenzione perché qua. Pure. Te l'ho detto attenzione. Dai, Gesù, alzati. Alzati e cammina. Dove vado? Qua è tutto buio. C'è qualcosa per terra. Una matita. Che è? Piano, non fate rotolare i massi. Ho paura. Ho una paura bestiale. Che è? Mi sento aggredito da qui a poco. Ma io ho armi qualcosa? Non credo proprio. Mi stanno trasportando al sito C. E non sapevo. Che bella immagine. Proprio corvi impiccati. Proprio è l'essenza della vita. Veramente. Che è? Che... Oh, piano, piano. Non è che è colpa mia. Posso liberarti? No, non credo. Mi scusi, signor corvo, ma non è che è colpa mia. Non se la prenda. Se i suoi fratellini sono crepati. E bah, questo non è un corvo, però. Sembra. Sembra, non lo so. Che cos'è? Sembra mia quando è arrabbiata. Non me ne vado. Ma dove? Si vede un fico secco. Dov'è che devo andare? Da qua. Ho trovato una viuzza. Che cos'era quello? L'avete visto? Ho visto delle gambe che scappavano. Che correvano, quantomeno. È troppo buio. Pesciolini morti. Aiuto, dove ce ne stiamo andando? Da qua? La casupola. E quando troviamo casupole sui Resident Evil è preoccupante la cosa. Sappiate che non è mai una sicurezza trovare casupole su Resident Evil. Cos'è? Mi possono servire queste? No. Quasi. Apri.
Chiudi. Che vuoi che ti dica? Apri e chiudi. La piantina secca, no, non mi interessa. Piatto, interagisci. Mi lavi i denti, va. Che ti vuoi lavare? Che l'acqua fa schifo. Ma come ti viene in mente di lavarti? Che è? Paura. Non si vede niente. Che è? Che è? Che cos'è? Piano. C'è qualcuno qua? Io sono senza armi e io me ne scendo. Io sono senza armi, sappiatelo. C'è nessuno qua? Spero di no. Spero di no. Interagisci? Un topolino. Niente di che. Tutto sto casino per un topolino. Ma dai. Che cos'è? Questo non è un topolino. Non mi sembra proprio un topolino questo. Che sta succedendo in questo postaccio? Interagisci, attenzione. Ripri... Una figura religiosa. Ripristina. Lascialo qua, che vuoi che ti dica. Andiamo avanti. E che fa? Continuo per qua? Risalgo? Me ne io me ne riscendo, va. Quasi quasi me ne riscenderei. E qua barrica. Avete che succede? Ho troppo sangue. Hanno barricato il mondo. C'è qualcuno in questa casa. Cos'è successo? Si può? Me ne vado? Io me ne vado. Da questo posta... Scavalca. Me ne vado. Me ne vado. Via. Più veloce della luce. Non so dove. Però me ne vado. E corriamo. Ok. Vediamo. Ma dove diavolo mi trovo? Wow. E dove siamo? In Transilvania? Che bel castello, proprio veramente molto accogliente. Vado... niente, di qua. Però guardate che spettacolo, mi sento su Dark Souls con questi scorci. E via, mi butto da qua, vediamo dove andiamo a finire. Sempre trascinato da un posto all'altro, proprio. Sento rumori molesti. Salve cavallino, lei non ha fatto una bellissima fine, però sappiate che non è mai colpa mia. Altra casupola. Non mi piacciono le casupole. Sono entrato alla parte sbagliata. E forse è meglio così. Ho visto qualcosa correre da queste parti. Visto qualcosa correre da queste parti. Interagisci, serve qualcosa. Lo dici tu. Ma niente. Vado di qua. Non entrare. Scusate corvi, ma qua è proprio chiuso. Proprio chiuso, non entrare. Capito. Se è chiuso non ce lo mettete il cartello a non entrare, perché tanto è impossibile entrare ugualmente. Quindi che ci mettete a fare il cartello? Dico. Vabbè. Scendiamo di qua. Scendiamo di qua. Ma mi date un'arma per favore? Così nel dubbio. Qualcosina con cui. Attenzione. Che ci fa questo qui? Che cos'è? Sento tutti i tipi di rumore. Tutti, li sento tutti. C'è qualcuno qui?
Ho un po' di paurina. Apro. Chiuso. E niente, me ne ritorno sui miei passi. Che volete che vi dica? Entro dalla finestra? No. E allora vado... Dove vado? Di qua? C'è un trattorino. E delle teste di capra appese. Grandissimo, proprio... Che cosa hanno fatto? Che cosa hanno fatto? Guarda un po' tu e giudica. Guarda qua. E tra l'altro è fresca come cosa, perché ancora casca sangue. Che succede a queste parti? Questo è pure chiuso. Chiuso, il proprietario è sparito. Ha fatto bene. Ha fatto proprio bene. Qua invece interagisci. È tutto chiuso. È tutto chiuso. Mi fanno trovare aperte le porte dove io che non voglio andare. Giustamente. Tipo questa. Tipo questa, non ci voglio entrare qua dentro. Però ci dobbiamo entrare. Qua interagisci. Potrebbe rompersi con un po' di forza. E picchialo. Dagli una testata, no? Ah, ecco, coltello, aspetta un attimo. Coltello, trovando il coltello mi sa che dobbiamo combattere adesso. Intanto spacchiamo qua, soluzione medica. Vabbè, dico, trovando inventario. Risorse, crea. Possiamo creare soluzioni mediche, ecco. Le possiamo creare con la pianta verde e il fluido chimico. Oggetti e tesori che non abbiamo. Vabbè, andiamo avanti. Non è che subito dobbiamo craftarci le cose. Questo mi sembra abitato come posticino, eh? Scappati via all'improvviso. O era abitato. Dico. Se sono scappati, giustamente, non è più abitato. Quindi vediamo di fregarci qualcosina. No? No, calmo, calmo. Come hai fatto a lisciarmi? Mamma mia, che mira dello schifo che hai. C'è stato un incidente sulla strada e... Che succede? Oh no! Brutta cosa. Arrivano. Ma chi? Che cos'era quello? Hai un'arma? Cosa? Dimmi che hai un'arma! No, perché dovrei? Certo, lui è il fucilozzo e a me una pistolina giocato. Guarda qua. C'è là fuori. Vuoi ascoltarmi? Ehi! Ma come? Ma così a ca... Il fucile, dov'è il fucile? Ma cosa? Molla il fucile, che tanto a te non serve più. Salve, buon uomo. Ha la faccia un po' strana. Ma tutti sti cadaveri ammassati qua. Salve. Si può? Posso interagire con la sua faccia? Con la sua testa, quantomeno. Salve. Lei somiglia a quello di prima. Siete fratelli? Cos'è successo a questo posto? Anche questo somiglia a quello di prima. Siete tutti fratelli. Siete tutti una famiglia qua. Salve, lei in fondo. Che fa di bello nella vita? Anche lei dietro. Ma stiamo scherzando? Ma come? Ma ho iniziato ora a giocare e già ci ho perso mezza mano. E da qui alla fine che deve succedere? Scusa, sulla sedia a rotelle, mi lupo. Ma che cos'è? È un lupo mannaro. Ma dai! A me lo sembra un lupo mannaro. L'aspetto di lupo mannaro, però ha la faccia di capo. Mira, mi scusi, ma lei... Lei ci ha un po' rotto le scatoline. E ci crepi.
guardia LB, ma quale guardia? Deve morire, altro che guardia. Ci crepi per cortesia. No, no, devo ricaricare. Aspetta, no. Guardia, guardia. Deve crepare lei. Mi scusi, ma lei deve crepare. Mi ha fatto sprecare un sacco di proiettili. Ma che cazzo? Faccia di capra. Posso... Mi dà proiettili, no? Fatemi un po' riprendere dal colpo, perché... Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo questo. Di avere anche fluido chimico. Ma fortunatamente non mi ha colpito. A parte la mezza mano che si è mangiato, però dico. È intrigantissimo sto gioco, ragazzi. Raccogli, pianta. Eccola qua la pianta. Però mi serviva. Crea soluzioni mediche. Ok, grande così. Adesso sì. Possiamo craftarci il mondo. Ne abbiamo due. Ottimo, ottimo. Le munizioni invece come si craftano? Bisogna di munizioni, polvere da sparo e scarti arrugginiti. Che non abbiamo. Giustamente. Quindi anche un po' più esplorativo, secondo me, questo Resident Evil. Perché dobbiamo trovarci i materiali con la quale craftarci gli oggetti. Quindi apriamoci bene gli occhi, altrimenti rischiamo di arrivare ai boss senza niente. Guarda qua, tronchesi. Guarda gli oggetti chiave nell'inventario. Oggetti chiave nell'inventario. Ah! Quindi gli oggetti chiave, quindi le chiavi e tutte le cose utili per progredire, non ce le mette nell'inventario. Ce le mette in un menu a parte. Ottimo, almeno risparmiamo un po' di spazio per i nostri affari qua. Per piantine varie, armi, c'è, finalmente, devo dire. Finalmente. Non che tutte le chiavi mi occupavano tutti gli slot del mio inventario nei Resident Evil precedenti. Vabbè, e niente, qua credo non ci sia altro, no? Qua ci sono già entrato. Qua, pentolina spenta. E qua, fichi secchi. Quindi direi di andare a tagliare lì. E procediamo da lì. Giusto? Qua, ovviamente sì. Tronchesi, forza, taglia qua. Eitan, forza, un po' di forza. Grande così. Abbiamo 8 munizioni. Non credo di poter affrontare tante battaglie con 8 munizioni. Niente. Qua che c'è? Mi date qualche cosa per craftarmi le munizioni? Se non volete darmi le munizioni, che dite? Aspetta, perché vorrei vedere dall'altra parte prima. Visto che là sento brutti rumori. Uno stivale per terra. È chiusa all'altro lato. E niente, dobbiamo entrare là. Che bella cosa, una giornata sole. Mi vado ad entrare, permesso, c'è una radio. Permesso, ho bisogno di munitions. Dove sono le munitions? Interagisci? Non si sente nulla. Grazie, meno male. 5? Ma come 5? Ma come 5? Carica, carica sta pistolina. Ma come vi sprecate con le munizioni? Giustamente non è che siamo su uno sparatutto. Siamo su un survival horror, dico. Puoi sbarrare l'entrata usando gli scaffali. Allora sbarra, non perdere tempo. Perché sento brutti rumori. Possiamo sbarrare qualcos'altro? No, perché ho paura. E io salgo. Pure. Maitan, sei un po' impedito in questo gioco. Dai, su, non ti fai mangiare le mani. E caschi nelle scale. E fluido chimico che trovi per terra. E munizioni che mi servono. Non lo fare. Spalle al muro. No. Già facciamo la stessa fine di quello di prima. Questo è cascato ora qua. Attenzione. No, mi aspetteranno giù. Mi aspetteranno giù. Quindi diamoci una mossa. Piano. Guarda qua. Piano. Quanti siete in questa famiglia? Io ho paura che mi attacchino da dietro. Sono circondato. Avevo intuito qualcosa. Va. Che faccio? Scendo. No, io ho paura che mi spawni qualcuno alle spalle e mi distrugga la schiena. Saliamo, almeno qua ho le spalle parate, tranne per questa finestra.
Ma non ho capito se sono entrati o stanno cercando di entrare. Sono entrati. E allora ci credi, mi scusi. Se viene le spacco la faccina. Carica, carica. E via. Ma è morto? Ma manco per niente. E allora ti spacco la faccina. Ma quando muoiono sti affari qua? Almeno ti ho spaccato la faccia in tutti i sensi. 120 lei. E meno male che non sono lui. Allora, ce ne sono altri qua? Finiti? Sono finiti. Oh, hanno visto la potenza di fuoco e sono scappati. Ecco, avete capito con chi avete a che fare, eh? Giustamente. Se per caso ci sono sopravvissuti, venite da me. Venite a casa di Luisa, vicino ai campi. Sopravvissuti? Io sono un sopravvissuto. Vengo a casa di Luisa, vicino ai campi. Andiamo a casa di Luisa, vicino ai campi. Che volete che vi dica? Niente, dobbiamo riuscire praticamente da dove io sbarrato, no? Senta, come possiamo uscire? Via. Allora, a casa di Luisa. Dov'è? Beh, preso. Che? Che sei inciampato? Non inciampare, Ethan. Presumo che debba andare da qua. Adesso è aperta, adesso è aperto. No, da qua sono entrato. Allora di là. Oppure devo ritornare là perché c'è qualcosa di aperto. Adesso è chiusa la... Niente, dobbiamo ritornare lì. Di là torniamo indietro. Di qua. Sì. Di qua. Diamo un'occhiata perché ho bisogno di munizioni. Ok, questa è la porta che prima era chiusa. Apriamola, va, sblocchiamo la scorciatoia. Non si sa mai. Cassa. Ok, ma il coltello come lo metto? Perfetto. Sento brutti rumori. Munizioni, 3 munizioni per pistola. Siete veramente lo spreco, veramente, delle munizioni. Attenzione che qua non ci crepiamo, sappiatelo ragazzi. Questa casupola ci creperemo. Sento brutti rumori. Sento brutti rumori. E allora corri. Corri. Ma so, 2. Ma come 2? Ma come 2? Cazzo. Ma come 2? Sopravvivi all'attacco e uno l'ho ammazzato già. Ma sono più di 2. Ma quanti sono? Scusatemi. Mi barrico. Si può chiudere? No, perché... Raccogli. Barrico, barrica, tieni premuto, tieni premuto. Barrica, bravissimo, barrica. Barricati qua, perché c'è troppa gente brutta fuori. Polvere da sparo. Fucile, questo mi piace. Adesso sì, cambia arma. Adesso vi spacco le testoline. Posso craftarmi le munizioni per il fucile? Nel dubbio. Munizioni. Polvere da sparo 2, scarti a rugine. No, ci mancano. Munizioni pistola, queste sono. Quelle del fucile? Non si ne abbiamo 2 per fucile. Ma scusa, che cosa ci ammazzo con 2? E che quelli sono già arrivati. No, dobbiamo scappare perché non possiamo combattere, ragazzi. Assolutamente. Ci fanno fuori. Polvere da sparo. Raccattiamo tutti il raccattabile. Sono pieni di farina questi. Auguri, adesso ci faccio il pane. Via, non finiscono mai. E io me ne scappo. Come un ramoscello. Salve, buon uomo. Sacchi di farina, colpisci sacchi di farina per accecare i nemici. E accechiamo i nemici, che volete che vi dica? Però ci sono troppi nemici. Scarti arrugginiti, grande così. Posso craftarmi le munizioni, vi prego. Ci mancano... Niente, sempre gli scarti arrugginiti, abbiamo pochi. Allora, niente, che faccio? Me ne sto accovacciato qua come un ramoscello. Pure frecce incendiarie. Abbiamo di tutto, abbiamo di tutto. Io me ne starei qua, va. Salve. Aspetta che mi sono confuso. Equipaggia. E lo sapevo che mi prendevano. Lo sapevo che prima o poi mi avrebbero preso. Perché sbaglio sempre? Me posso scappare da qua? Via che me ne scappo. Vai, infilati da questo posto, infilati da questo buchino, corri. Dobbiamo trovare un modo per scappare.
Ma salve, buoni uomini. Ma come recupera salute che mi stanno ammazzando? Cosa non credi? Scusa, recupera salute del B. Ho capito, questo è chiuso, sì, questo è dove sono andato prima. Mi riparo qua. Me la vedo brutta. Ma sono troppi qua, ma scusate. Ma co... Salve, io cerco di svignare. No. Aspetta, ma no, sono troppi, io non li posso affrontare con la pistola. Ma se corressi, Nathan qua, come cacchio ti chiami? Se corressi magari. Che cos'è quell'affare lì? Ma stanno andando così bene, com'è che sono spawnato di tutti sti ne... Tutti sti ne... Ma guardi con la pistolina, con quello c'è il martellone di non so che. Corri! Corri che mi devo nascondere da qualche parte perché non possiamo affrontarli. Terra che è chiusa. Scusi, no, i martelloni no. Mi paro. Gli passo sotto le gambe. No. Siamo morti. Ma che recupero salute. Ma li stiamo sprecando tutti. Che recupero a fare. Ammazzatemi e basta se dovete ammazzarmi. Spero ci sia un checkpoint. Mi infio da qua. Spero ci sia un checkpoint. Perché siamo morti, ragazzi. Mi insinuo da questa parte. Mi sparano anche frecce infuocate. Siamo morti. Cioè, guardate quello che sta arrivando. Ma lei deve morire. Ma lei deve morire. È un colpetto gli ho... Ma se lo prende a coltellate? Muoiono? Erano un po' troppi per combatterli. Salve, il dentista vedo che lavora bene il suo. Salve, buon uomo. Questo sì che ha la faccia da un comandante gigante. Questo effettivamente somiglia più a un lupo mannaro. È molto più barbuto. Ma comunque devo andare così il gioco. Cioè, dovevo morire. Avrei visto che io morissi. Perché mi fate sprecare le cose se devo morire per forza? Tra l'altro c'era un barile esplosivo lì. Guarda là. Guarda là. Oppure. Cioè, quanto? 40 minuti. Ho perso mezza mano e oppure una freccia piantata sulla gamba. Ma dai. Ma da qua alla fine del gioco zoppichiamo come minimo. Ma come minimo. Salve, donna. Aspetta, sto crepando. Aspetta, che cosa? Aspetta. Allora, chi mi ha sbloccato? Attenti al lupo. Ok, io non so se mi salva automaticamente la partita. Vabbè, ormai dico, raggiungiamo la vecchietta qua. Vediamo cosa da dirmi. Questa si può aprire. È chiusa, è tutto chiuso. Niente. Signora, che fa di bello? Nella vita e nella morte rendiamo gloria. Ehi. Non puoi stare qui, è pericoloso. Ma che diavolo? Ehi, mi hai sentito? Ah, sei tu, il padre della bambina. Bambina? Aspetta, parli di Rose. Lei è qui. Rose, sì. Che cacchio ridi? È in grave pericolo. Da quando madre Miranda l'ha portata al villaggio è calata l'oscurità. Madre Miranda? Di che stai parlando? Di quei mostri? La campana del castello annuncia il pericolo. Arrivano! No! E che ridi a fare se arrivano? Chi è madre Miranda? La campana ci ha avvertito. Stanno tornando di nuovo. E sta la ridacchia. Rose è qui. E fate un'altra risata, che volete dire? Cerca Rose.
Cerchiamo Rose. Vabbè, ragazzi, io spero che il gioco mi salvi automaticamente. Che se già siamo a 40 minuti, direi che possiamo anche fermarci qua. Domani, alla domenica horror, ovviamente lo riporto. Non è che ci possiamo lasciare qua così a caso, perché qua dobbiamo esplorare un sacco di robe. C'è da trovare queste piantine, qua mi sembra un cimitero. Vabbè, lo vedremo domani, ragazzi. Voi, come sempre, supportate la serie lasciando un bel like per questo nuovo Resident Evil Village. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella e per oggi è tutto, al prossimo video. Oggi torniamo su Crash on the Run. Allora, c'è un aggiornamento che include un altro boss, ragazzi. Banda di Entrofi Nitro. Quindi questa ci fa guadagnare delle coppe, ottimo per il nostro clan.